a tutti i pulzelli, noterete che sono vestita nello stesso modo perché sto ovviamente registrando questo video in seguito all'altro. Un giorno smetterò di dirlo, tanto lo sapete già. È un video un pochino più improvvisato rispetto agli altri, insomma non ho proprio scritto tutto quello che voglio dire, vediamo cosa ne viene fuori mentre chiacchiero. Mi è venuta fuori questa riflessione più o meno una settimana fa, poi non ho trovato il tempo di metterla su camera, di conseguenza non ho potuto condividerla con voi. Praticamente mi è arrivato un commento, vabbè, me ne erano arrivati altri, ma uno in particolare, che mi ha fatto pensare un pochetto, mi ha fatto pensare soprattutto alla vecchia me. Questo commento, senza stare a dirvi chi era o le parole specifiche che venivano utilizzate, era abbastanza cattivello e il punto era che andava a giudicare una cosa che non andrebbe mai giudicata, ovvero il dolore degli altri. Sostanzialmente cosa ha fatto questa persona? Ha cercato di sminuire quello che era stato il mio dolore e quello che erano stati i miei anni più bui. È un comportamento che avevo anch'io, devo essere totalmente onesta con voi, ovvero tendevo a dire quella persona si lamenta per niente, quell'altra soffre per niente, il tuo dolore è inferiore al mio, io soffro più di te, e questo genere di ragionamenti un pochino a metà tra il vittimistico e il ridicolo, perché diciamolo, sono ragionamenti un po' assurdi. Con il senno di poi, ovviamente, all'epoca per me avevano senso. E quello che voglio dirvi è: il dolore è una materia delicata, è una materia che è singola e personale per ognuno di noi. Deriva tre quarti delle volte da queste famose issues che vi nomino ormai in tutti i video, e soprattutto deriva da eventi traumatici, cose che non sono state affrontate nel modo giusto, magari anche in esperienza, perché no? Oppure dalla discriminazione, dal bullismo, o magari dalla non capacità di integrarsi, oppure dal fatto di rimanere soli in seguito a delle scelte compiute. Insomma, in generale fa parte di quelle che sono le nostre paure e le nostre insicurezze, che poi appunto si tramutano in issues. Ma il punto è proprio questo, il punto è che il dolore è una cosa soggettiva, non possiamo stabilire noi quale dolore è più grande di altri, quale è più forte di altri. Sì, può darsi che ci siano dei mali magari più difficili da sconfiggere, di conseguenza che sembrano più grandi e sembrano fare più paura, ma non significa che se una persona qui fuori soffre perché non riesce, che ne so, a essere autonoma, indipendente, e l'altra soffre perché non riesce ad estinguere la fame nel mondo, allora non vuol dire che quella che soffre per via della mancata autonomia abbia un dolore inferiore rispetto a quella che soffre per la mancata realizzazione dei suoi piani mondiali. Quello che sto cercando di dirvi è che il dolore, essendo soggettivo per ognuno di noi, va a fare leva su dei punti deboli che ognuno di noi ha. E questi punti deboli sono punti deboli singoli, personali, diversificati. Vi faccio un esempio che mi è accaduto direttamente. Quando io sono stata discriminata la prima volta per i miei gusti musicali e per le mie abitudini che erano un pochino diverse da quelle dei miei coetanei, io non ho avuto il adesso devo cercare di adeguarmi, mi devo vendicare e quant'altro. No, ho reagito sicuramente nel modo sbagliato perché ho reagito con rabbia, però non ho mai pensato per un singolo secondo di integrarmi, mentre persone che ho intorno hanno subito questa cosa, non hanno avuto la presa di posizione diretta, quindi per loro è un punto debole e chi sono io per giudicarlo solo perché io sono riuscita a gestirla in un modo diverso senza soffrirci così tanto? Non c'è un dolore più grande degli altri e quando ci si approccia al dolore degli altri bisognerebbe sempre farlo con rispetto perché non sappiamo dall'altra parte quella persona cosa sta patendo per via di quel suo dolore che magari noi riteniamo sciocco o riteniamo semplice. Non possiamo giudicare la sofferenza degli altri, ecco. Questa è una cosa alla quale tengo particolarmente, perché se io vedo un video di una persona che soffre, la mia prima normale reazione non è andare a dirgli stai soffrendo per modi inutili, magari gli do un consiglio, magari cerco di aiutarlo, magari dico guarda, io questa cosa l'ho risolta così e cos'ha. Poi ovviamente sta l'altra persona a uscire dalla palude, diciamo, del dolore. Però ecco, io non mi pongo mai in una prospettiva di giudizio in questo caso. Primo perché non serve a niente, secondo perché va a ferire l'altra persona. Quello che io ho detto a questo commentatore anonimo è stato: ma se io fossi ancora nella depressione, se io stessi ancora soffrendo così tanto, e tu mi dicessi così, mi dicessi tutte queste cattiverie, io come la prenderei? Magari mi deprimerei ancora di più, magari svaluterei il problema, magari penserei di avere solo dei capricci e così via. E magari non mi prenderei cura di me. Quindi un commento così fatto su una persona come me, che ora si sa difendere e sa capire cosa è giusto e cosa è sbagliato e cosa si può fare e cosa non si può fare, è un conto. Ma su una persona debole o che comunque sta ancora attraversando quella sofferenza e quel dolore,
non è la stessa cosa e potrebbe davvero danneggiare l'altra persona. Un ultimo concetto che chiude questo discorso è che non esiste un criterio di ammissione al dolore, cioè non c'è una scuola del dolore, allora se tu arrivi a questo livello stai soffrendo come me, se tu non ci arrivi stai soffrendo meno di me, non vale la pena di prendersi cura del tuo dolore. No, io penso che dal più piccolo al più grande, ognuno di questi dolori sta cercando di dirci qualcosa e sta cercando di dirci prenditi cura di me, aiutami a capire perché sto soffrendo per questa cosa, aiutami ad uscirne, ecco, fondamentalmente. Il dolore è praticamente la voce di ogni issue. Ti sta dicendo, tu stai soffrendo davanti a quella cosa? Sembra sciocca, allora perché ci soffri? Fatti delle domande dentro, capisci perché stai male per quella cosa e escine. Ecco, ci tenevo a condividere questo breve messaggio, diciamo, con voi perché questa cosa mi ha procurato molto dispiacere. Ecco, io lo so che là fuori tutte le persone che commentano in modo cattivo e arrabbiato è perché hanno una loro quota di dolore e alle volte anche parecchio grande, cioè più c'è cattiveria nel commento, più c'è dolore dietro. Però ecco, invece che giudicare il dolore degli altri e dirsi no, il mio è indistruttibile, io ho ragione, tu hai torto e quant'altro, perché non ci mettiamo insieme, ci prendiamo manina nella manina e ci diciamo io aiuto te ad uscire dal tuo dolore e tu aiuti me ad uscire dal mio? Ecco, fondamentalmente questo è un altro dei principi del mio canale e penso che l'abbiate capito strada facendo. Bene, spero che questo video chiacchiericcio e improvvisatissimo vi sia piaciuto e ci rivediamo presto con un nuovo video. See you! E voletevi bene, insomma.